Ragazzi, è aperto il gruppo Telegram di Dillo all'Armadillo, entrateci numerosi così parleremo di GTA, dei glitch, di tutto quello che volete. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato in alto. Stai cercando un metodo per fare soldi facili su GTA Online? In questo video ne scoprirai uno che ti farà volare in aria dalla gioia come ho appena fatto io. E ora per festeggiare distruggiamo la macchina di White Void. Arriva anche l'ambulanza. Ma non ci voglio credere, l'ambulanza mi ha ucciso. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dillo all'Armadillo. In questo nuovo video vedremo uno dei pochi glitch per soldi attualmente presenti, che non è un clickbait, non è un fake, non è una cacchiata, non è una minchiata. È uno dei pochi che ancora funziona e vi consentirà di fare abbastanza soldi. Sto parlando del giocare ai tavoli del poker al piano terra del casinò. I requisiti quindi sono nessuno, non c'è nessun tipo di requisito, lo potete fare tutti, lo potete far fare a vostra nonna, vostra zia, vostra mamma, chiunque. Cominciamo subito, andiamo al casinò e controlliamo di avere come rientro ultima posizione, mi raccomando, è importantissimo. Dopo aver fatto ciò andiamo su stile, cambiamo abito e così siamo sicuri che ci venga salvata l'ultima posizione. Fatto ciò, se volete essere sicuri, aprite il menu del touchpad e uccidetevi, così almeno vedremo se ci respawna di nuovo qua. È importante perché ci farà perdere molto meno tempo dopo. Potete anche uccidervi con una bomba, potete non uccidervi se volete. L'importante è che abbiamo la certezza di rientrare in questa posizione. Completate queste preparazioni, andiamo all'interno del casinò e ci dirigiamo verso i tavoli da gioco. Ok, sono dentro il casinò, mi dirigo ai tavoli e ora vi mostro che questo glitch è dedicato sia a chi possiede l'attico del casinò e non ha il tavolo del croupier nell'appartamento, sia per chi non ha nessun requisito. Eccoci qua, allora qui a destra, nella sala a destra, troviamo la sala VIP, quella con i tavoli viola. In questa sala le regole sono le stesse identiche del glitch senza requisiti. L'unica differenza è che qui potrete puntare delle cifre maggiori, quindi la puntata massima possibile sarà più alta. Invece qui ecco i tavoli per poveri, questi con i panni verdi. A questi tavoli sostanzialmente potrete puntare meno soldi. Non c'è nessuna differenza, l'unica differenza è che guadagnerete di meno, ma chi se ne frega, perché tanto siete qui per guadagnare e questo lo riuscirete a fare senza problemi. Una volta scelto il gioco, io in questo video vi mostrerò il poker, più avanti vi porterò anche tutti gli altri video. Tenete conto che le regole sono le stesse. Quello che dovremo fare è cambiare stile davanti al tavolo che ci interessa, quindi impostare un altro vestito in modo da effettuare il micro salvataggio. Poi con la freccia destra ci sediamo al tavolo ed effettuiamo la puntata massima premendo triangolo. Come vedete abbiamo puntato 5000 fish. A questo punto effettuiamo anche la puntata plus premendo la X. Premiamo una volta il tasto PS mentre il croupier ci dà le carte. Andiamo su impostazioni, poi su rete e a questo punto premiamo due volte il tasto PS per tornare al gioco. Una volta tornati al gioco guardiamo le nostre carte. Se leggete in alto a sinistra vi dice già il punteggio che avete o comunque la carta migliore che avete in mano o il punteggio migliore che avete in mano. In questo caso direi che potrei avere una bella mano, quindi premo X per giocare, vengono girate le carte del banco, gira le mie carte, boom, ho vinto! In caso di vittoria, quello che dovrete fare è semplicemente premere il cerchio per uscire, alzarvi dal tavolo, quindi togliamo la visione in prima persona premendo sul touchpad, poi apriamo il menu del touchpad, andiamo su stile e cambiamo abito in modo da creare il micro salvataggio. Guardando in basso a destra dovreste vedere la rotellina arancione. Adesso ripremiamo freccia destra per sederci a tavola, rimettiamoci in prima persona così vediamo meglio le carte. Effettuiamo la puntata massima, effettuiamo anche la puntata plus con la X. A questo punto il croupier ci dà le carte, guardiamo le nostre carte, ok, è un po'... Ah no, è una scala, quindi potrei giocare. In questo caso ho vinto di nuovo, quindi ho rivinto delle altre fish. Ogni volta che vinciamo ci alziamo dal tavolo,
premiamo il touchpad, apriamo il menu interazione, andiamo su stile, ci cambiamo abito e ci assicuriamo che venga effettuato il microsalvataggio. Lo distinguiamo tramite la rotellina arancione che c'è in basso a destra. In questo momento ho 323.970 fish. Ricordatevi questo numero perché dopo lo utilizzeremo per controllare se il glitch ha funzionato. A questo punto ci rimettiamo di nuovo al tavolo, premiamo freccia destra, effettuiamo la puntata massima con triangolo, poi X per effettuare anche la puntata plus. Il croupier ci darà le carte, guardate le fish in alto a destra perché questa partita la perderemo. Quindi così avrete modo di controllare se le fish resteranno le stesse. Ok, premiamo X per fare gioca. Niente, abbiamo perso. A questo punto, quando perdiamo, premiamo due volte il tasto PS, togliamo la spunta alla voce connetti a internet, ripremiamo due volte il tasto PS, ci dirà che la connessione è stata disattivata, noi premiamo X per confermare, poi due volte il tasto PS e rimettiamo la connessione. Verremo portati di nuovo nella sessione offline. Una volta arrivati nella storia offline, premiamo il tasto Option, andiamo su Online, gioca GTA Online ed avviamo una sessione ad inviti. Mi raccomando ragazzi, mettete un like se il video vi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video. Condividete il video con tutti i vostri amici, così facciamo crescere il canale e potrò portarvi contenuti di qualità sempre maggiore. Mi raccomando, se riscontrate problemi con questo glitch, entrate nel gruppo Telegram e ne discuteremo insieme e troverete sicuramente qualcuno disposto ad aiutarvi. Intanto volevo ringraziare Otto Octavius, Persire e Fortuteam per aver lasciato un commento con l'hashtag Dillo all'Armadillo nei video precedenti. Se volete apparire anche voi nei prossimi video, inserite un commento ad uno dei video con l'hashtag Dillo all'Armadillo seguito dal commento che desiderate. Una volta che saremo respawnati di nuovo in una sessione online, entriamo all'interno del casinò e ci dirigiamo di nuovo nella sala con i tavoli dove eravamo prima. Una volta all'interno del casinò, guardiamo il numero delle fish in alto a destra e boom! Abbiamo di nuovo 323.970 fish! Come vedete il glitch è semplicissimo, non c'è rischio ban, potrete farlo tutte le volte che volete. Ci vuole soltanto un po' di pazienza, se avete l'attico potrete effettuare delle puntate massime più alte, quindi farete soldi molto più velocemente, ma anche chi non lo ha potrà farli senza problemi un poco alla volta. Però l'obiettivo comunque direi che è assolutamente raggiunto. Anche questo video è finito, mi raccomando ragazzi, andate in pace, mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche, condividete il video con tutti i vostri amici, noi ci vediamo al prossimo video! Ricorda, se dopo questo video hai trovato un berillo, dillo all'armadillo!